Il Lerici Football Club che domani ore 15 per il campionato di seconda categoria Ligure Girone F attende al Bibolini il Monterosso non si accontenta degli impegni diciamo così normali, bensì la fresca, lo ricordiamo, di nascita società si lancia in altre iniziative come, visto che siamo nell'imminenza delle feste, l'organizzazione di quell'Allello Cup che giovedì prossimo, 21 dicembre, sempre in località Falconara, a partire dalle ore 18, terrà banco. Si tratta di un quadrangolare che in serata si consumerà fra calcio, divertimento, festeggiamenti e ovviamente auguri. Allora, Thomas, senti, ma questo Lerici Football Club che ha visto la luce da poco non riesce proprio a stare fermo a quanto pare, perché vuol fare anche tante altre cose oltre che giocare in campionato. Per esempio. Sì, ecco, a questo punto direi che noi come società Lerici Football Club organizziamo un torneo, un quadrangolare intitolato Lello Cup e ringrazio il bar Il Pontile per questa occasione di organizzare questo torneo a cui faranno parte la Serra, la Santa Renzina, il GS Pozzuolo e noi come società organizzante. E si svolgerà con due semifinali, due tempi da 30 minuti. Se la partita finirà in pareggio, andremo direttamente ai rigori senza tempi supplementari. E la finale, che lo stesso si svolgerà uguale identica alla semifinale, quindi senza tempi supplementari. Si svolgerà dalle 18 in poi di giovedì 21 dicembre, ci sarà anche DJ set, sgabei, sgabei caldi, sgabei ripieni, birre, quindi ecco, siete tutti invitati a venire a partecipare a questa festa, perché comunque è una festa. E comunque, come Lerici non ci fermiamo anche in campionato perché domenica giocheremo in casa contro la Polisportiva Monterosso alle 3 e spero che veniate in tanti a sostenere i ragazzi.